Ciao carissimi, oggi andiamo a vedere delle sfiziosità per Halloween velocissime, video in collaborazione con Aga Mitica e andate a vedere le sue proposte. Iniziamo con una semplicissima ricetta per dei mostriciattoli spaventosi fatti con il cioccolato fuso. Prendiamo il marshmallow, li mettiamo su uno stuzzicadenti abbastanza lungo. In questa maniera lo possiamo mettere per esempio all'interno dei bicchieri, si reggeranno molto facilmente. Andiamo ad intingere la parte superiore così come vedete, in modo tale che venga anche nella parte diciamo più bassa un pochino di cioccolato. Poi prendiamo degli occhietti, quelli di zucchero, e ne mettiamo uno per ciascun marshmallow. Andiamo a metterci un pochino di cioccolato fuso sotto e andiamo ad attaccarlo. Per farli, non li lasciamo così in alto perché altrimenti, oppure teniamolo per qualche secondo perché altrimenti l'occhietto scenderà. Possiamo metterli su un piatto e farli asciugare e i nostri mostriciattoli sono pronti. Poi andiamo a preparare dei bellissimi pipistrelli con dei biscotti Oreo. Io ho preparato per la base, ho preso dei Grisby al cioccolato. Vado a tagliarmi a metà l'Oreo, non andate a togliere la parte interna, la crema, perché a parte che non dà problema nell'estetica, ma ci permetterà di tagliare il nostro biscotto senza farlo rompere. Andiamo a mettere un po' di cioccolato fuso alla parte inferiore e andiamo a mettere la parte tagliata verso il basso in modo da formare le due ali. In questa maniera, come sto facendo io, mettiamo dall'altra parte e attacchiamo l'altra aluccia. A questo punto, poi andiamo a prendere due occhietti e andiamo a mettere gli occhietti con lo stesso metodo dei mostriciattoli, mettendo un po' di cioccolato nella parte inferiore degli occhietti. Questi si trovano facilmente nei negozi di dolciumi, per esempio. E sono facilissimi, sono buonissimi, creano dipendenza, fatene in abbondanza e veramente in un minuto avrete un bel piatto di pipistrelli che faranno tanta paura e tanta golosità in realtà, eh. Sono proprio buoni, buoni, buoni. Qui sono andati talmente a ruba che mentre li facevo non riuscivo a fare in tempo a prepararli che già me li facevano sparire. Guardate, ho appoggiato il tagliere e boom, un pipistrelletto è volato via e sono rimasti questi due. La terza ricetta è facilissima, l'ho fatta un paio di anni fa. Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia e facciamo delle striscioline spesse circa un dito, poco meno di mezzo di un centimetro. E poi andiamo a prendere i würstel, quelli grandi, e li tagliamo a metà. Ogni metà la ricopriamo, la bendiamo con una strisciolina di pasta sfoglia, così come sto facendo io. Fatto questo, li mettiamo su una teglia con un foglio di carta forno in modo tale che non si vanno ad attaccare. Li metto in forno già caldo a 180 gradi per 15-20 minuti. Dipende dai forni, appena è dorato in superficie, la nostra mummietta sarà prontissima. Possiamo poi aggiungere, quando li tiriamo fuori dal forno, un pochino di ketchup per fare gli occhi, ma questo è a vostra discrezione. E anche le mummiette sono pronte. È un buffet che si prepara veramente in 10 minuti, e sarà di sicuro successo. Come vi ho detto, è un video in collaborazione con la carissima Valentina Achemitica. Andate a vedere anche sul suo canale le proposte che ci ha regalato. Ecco qua il nostro buffet halloweeniano, paurosissimo con i draghetti, i pipistrelli e le mummie, pronto per essere gustato. Fatene in abbondanza perché andranno veramente a ruba. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like, un commento se vi fa piacere. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Buon appetito e buon Halloween a tutti! Ciao!